Noi, se mi domandi se stiamo nel campo largo, se il campo largo è quello con Conte e 5 Stelle di oggi, ho l'impressione che non ci stia nemmeno il PD. Cioè, la novità di queste ultime settimane è che persino il PD si sta rendendo conto che Conte è inaffidabile. Ci ha voluto un pochino, ma anche loro sono arrivati a questa posizione. A voi dico auguri e in bocca al lupo per la vostra esperienza, soprattutto ai più giovani, studiate. Noi viviamo circondati da numeri, big data, siamo pronti ad andare nel metaverso. Ma la verità è che se uno non ha delle radici culturali forti e una capacità di formazione oltre che di informazione, non va da nessuna parte. Quindi comunque votiate, temo non benissimo dal mio punto di vista, siate in grado di approfondire, studiare, conoscere, rispettate gli avversari, perché il rispetto reciproco è un pezzo che caratterizza la democrazia. Vi do un suggerimento di lettura: la bellissima lettera che George Bush padre, chiedo scusa, lascia Bill Clinton sulla... George Herbert, sì sì, è il primo, facevo casino, è quello del 1992, la lascia a gennaio del 93 a Clinton. Clinton lo ha sconfitto, Clinton non lo consigliava nessuno, era un semi sconosciuto governatore dell'Arkansas, poi per tutta una serie di motivazioni vince quelle elezioni, e Bush, che era stato attaccato duramente da Clinton e che aveva a sua volta attaccato duramente Clinton, gli scrive una lettera di una bellezza incredibile sul valore delle istituzioni: quando entrerai in questa sala tu sarai il nostro e mio presidente. Leggetelo, perché è un pezzo bellissimo. E ultima e unica cosa di contenuto da fare insieme la prossima volta: le riforme costituzionali, sulle quali ci ho perso la poltrona, la seggio, la carriera, dite quello che volete, servono. E la prima riforma che serve è quella di garantire, lo diceva un professore democratico cristiano che si chiamava Alberto Ruffilli, al cittadino di fare l'arbitro. Che vuol dire? Non fare che anche nella prossima legislatura mi tocca prendere il 4% e col 4% faccio tre governi. Diamo una regola nuova in cui, come nei comuni, chi vince, vince e governa per 5 anni, e chi perde fa con rispetto l'opposizione. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a tutti.